Clubhouse. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Oggi andremo a parlare del social del momento, ovvero ovviamente quello che vedo fino adesso all'inizio del video e anche quello che c'è nel titolo, Clubhouse. Ma andrò a spiegare più che altro che cos'è Clubhouse. Clubhouse è un'applicazione ad oggi diciamo valida e diciamo possibile da scaricare solo su dispositivi iOS e alla quale ci si può accedere unicamente su invito. Se ci pensate è una cosa nettamente controcorrente per un social, considerando che un altro posto di altri social, anche il mio cane ci può avere un profilo. Il mio cane ce l'ha un profilo su un altro social. Detto questo, andiamo un attimo a spiegare che cos'è Clubhouse e perché è considerato da tanti il social del futuro. Clubhouse è appunto una startup che ad oggi vale $1 miliardo. Questo miliardo di dollari, adesso vi andrò a spiegare almeno come ovviamente lo andranno a spendere. E che cosa ha di particolare questo Clubhouse? Clubhouse è praticamente un social in cui non si può scrivere, si può solo parlare. Ci sono all'interno di questo, diciamo, di questa applicazione delle stanze che vengono create dagli utenti, alle quali vi si può accedere, ovviamente tramite invito o comunque sia se conosci la persona alla quale stai accedendo o se il tema trattato ti interessa, e dove tu puoi tranquillamente discutere, ne puoi parlare, cioè puoi parlare con altra gente su un social in maniera garbata, normale. Ovviamente questo sempre si spera, perché ovviamente diciamo la barriera di entrata è abbastanza grande ad oggi, non è possibile per tutti accedervi. E però la cosa interessante è che puoi parlare di qualsiasi cosa, puoi parlare di economia, puoi parlare di attualità, puoi parlare di, non so, di romanzi, ci potranno essere dei club di lettura all'interno di questa Clubhouse, cioè senza muoverti da casa tu utilizzerai questo social e ti sentirai nettamente più connesso con le altre persone, perché ovviamente sentire la voce di una persona rispetto a leggere un commento che ha fatto dà anche un'impressione diversa, ci saranno, cioè toglierà tutti quei misunderstanding che ci sono ad oggi con leggere il commento di una persona, perché magari la persona ha fatto un commento tranquillissimo, io sono nel mio momento di mood negativo e lo leggo in maniera arrabbiata, in maniera diciamo invidiosa, e risponderò a quel tono, in quel tono, e sarà fondamentalmente toglierà tutto quello che potrebbe essere ad oggi il marciume di un social normale. Questa ovviamente è una speranza che sia effettivamente così, sicuramente ci saranno anche lì tantissimi problemi e infatti non a caso Clubhouse diciamo quest'anno amplierà il proprio staff grazie appunto alla valutazione in miliardi, infatti agli investimenti e agli investitori che hanno investito su di loro, e amplierà appunto lo staff per moderare al meglio diciamo appunto i contenuti audio, perché se ci pensate è difficilissimo ad oggi riuscire a moderare tutti i commenti che vengono effettuati su una piattaforma social e quelli sono semplicemente scritti, pensate quanto può essere difficile dover moderare tutti gli audio che verranno diciamo fatti e registrati all'interno delle varie stanze, dei vari canali. Sarà devastante, sarà un lavoro immenso. Io in questo momento, avendo iOS, l'ho scaricata, non ho ancora ricevuto un invito, sono entrato in alcuni canali Telegram dove sto cercando ovviamente di farmi invitare, perché voglio scoprire, voglio entrare a sentire queste stanze, queste room, e voglio riuscire ad ascoltare quello che oggi come oggi alcuni guru di economia, di finanza e di social media parlano, perché penso che sia una cosa molto interessante. Fondamentalmente il loro tempo viene messo a nostra disposizione e sarebbe stupido fondamentalmente non poterne approfittare, parliamone così, di questa opportunità. Suppongo che con il miliardo di finanziamenti che hanno ricevuto riusciranno ad implementarla anche per Android, me lo auguro, anche perché così amplieranno il loro bacino d'utenza. Considerazioni su Clubhouse da parte mia, sono molto curioso, sono sincero, dicono che assomiglia molto a dei podcast, infatti come dicevo prima, tu la piattaforma, l'applicazione la puoi utilizzare anche in background, tu entri nella stanza, riduci a icona l'applicazione, utilizzarla mentre, che ne so, stai facendo altro, mentre stai anche cucinando, fondamentalmente ripeto, funziona come un podcast, tu lo ascolti, puoi partecipare attivamente a questa chat vocale e diciamo interessarti allo stesso modo facendo altre cose. È una cosa secondo me molto comoda da questo punto di vista. Sono molto curioso in merito. Lingua preponderante è l'inglese, perché ovviamente tantissime persone sono inglesi, sono americane, quelli presenti adesso sul social. L'italiano è ancora diciamo alla scoperta di questo nuovo social, però io penso che possa essere ovviamente una svolta. Ma chi mi segue sul canale, una domanda se la sta facendo, cioè dove ho già parlato di creare delle stanze, di parlare con le altre persone, e dov'è che abbiamo già sentito questa cosa? Esatto,
E ne parleremo in un nuovo video, nel prossimo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Se vi piace il contenuto, iscrivetevi al canale, mettete like, commentate se vi servono informazioni, se volete avere curiosità, se avete domande e quant'altro. E noi ci vediamo al prossimo video. See you later!